Oggi approcediamo, che bell'ospite abbiamo. Noi ce lo gustiamo come i piatti che amiamo. Dai, non aspettiamo, c'è Lorenzo Sandano. Siete sicure che non è Sandano, che è Sandano? Lorenzo, buongiorno. Noi crediamo Sandano. Lorenzo è collegato via Skype con noi, per cui c'è qualche... Buongiorno. Caspita, non mi sarei mai aspettato il jingle personalizzato. Che emozione, ragazzi, che vibe. Lo dicono tutti, un po' come i fatti vostri negli anni 80, il programma di Rai 2. Allora, Lorenzo Sandano è un giovane cuoco affermato, perché è già protagonista, è già stato protagonista di tante situazioni importanti, programmi, eccetera, eccetera, che ha realizzato un libro che ha una particolarità perché è legato anche alla musica. Il titolo del libro, Sabrina, è... 100 piatti da assaggiare una volta nella vita. Allora, hai, diciamo, 3-4 minuti per raccontarci, per convincerci, per incuriosirci, perché siamo sotto Natale e magari può essere anche una buona indicazione per chi deve acquistare qualcosa, regalare qualcosa. Prego, Lorenzo. Ah, vi ringrazio, faccio una piccola precisazione, nel senso che sono più giornalista, o meglio gastronomo, più che cuoco, anche se poi mi diletto ai fornelli. Detto ciò, questo libro praticamente nasce durante la quarantena per una sfida. Mi era stato proposto di raccogliere 100 piatti che comunque in qualche modo avessero segnato il mio percorso come gastronomo, come critico. E io ho detto, non me la sento addosso questa situazione, cioè penso che sia una cosa delle classifiche un po' da smarcare in questo momento storico. E quindi ho preso ispirazione da quello che mi ha sempre accompagnato nella mia vita, ovvero la musica e la passione per il buon cibo. E ne ho fatto 4 capitoli che sono in realtà una sorta di compilation a sé. Parte dalle mie radici familiari, 25 assaggi, o meglio momenti gastronomici con una canzone abbinata, legati alla mia famiglia, alle mie radici domestiche, 25 legati a Roma. Quindi sono canzoni anche storiche, no? Diciamo, sono canzoni legate anche a dei periodi della tua infanzia, della tua vita, no? Esatto, esatto. Io poi ho cercato di creargli anche una connessione un po' più legata anche al cuoco, al momento, all'atmosfera che vivevo. Però comunque per la prima parte sono molto più cantatori italiani, ci sono molti anni 80 tra l'altro, e tutto quello che circolava in famiglia. Poi c'è Roma, dove c'è molto rap underground capitolino e anche però dei fuori pista interessanti, Paolo Conte e altra situazione molto interessante. E tutte legate a dei piatti, 100 piatti, si va da ogni cioè che abbracciano un po' tutta la regione, no? Non solo la tua. Sì, sì, no, poi dopo arriviamo in Italia, quindi c'è un altro capitolo legato all'Italia e con tutti quanti esponenti regionali, molti cuochi. E fine sforiamo all'estero con degli assaggi internazionali, perché comunque mi mancava molto l'idea di viaggiare durante la quarantena. E quindi c'è questo itinere musicale e anche visivo, curioso, perché il fotografo Alberto Blasi... Sì, sì. Infatti abbiamo fatto un po' questo esperimento. Ah, quindi anche illustrato, ci sono delle foto, sì? È stata abbinata a ogni capitolo, quindi a ogni scatto, una foto che cerca di ricreare l'atmosfera sia musicale che evocativa del ricordo. Sono molto bravo il fotografo in questo. Quindi possiamo fare un giro del mondo a magnà. Sì. Però voglio dire, tu che sei un gastronomo, provetto cuoco, eccetera, sei magro comunque, no? Ma tu sei una buona forchetta? Ha un buon metabolismo. Normalmente quelli che ricordo, sì, quei esperti, sono belli un po' rotondetti, no? A parte... Sì, è vero. No? Dico sempre che è lo stress e il DNA, due cose che coincidono. Senti, Lorenzo, ci ha fatto molto piacere conoscerti. Allora, Lorenzo Sandano, 100 piatti da assaggiare una volta nella vita. Nostro abbraccio, gli auguri di buone feste e a presto vederci. Ciao, Lorenzo. Ciao, grazie. Lorenzo. Ciao, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.